Ok, allora facciamo questa prova di lezione che finirà su YouTube. Quello che spiego, potete anche intervenire, non c'è problema. Quello che spiego velocemente è come si fanno i disegni in assonometria, magari già lo sapete, però giusto per chiarirlo e lasciarlo in video. Assonometria. Dunque, assonometria viene dal fatto che ci stanno gli assi. Normalmente gli assi alla lavagna ce n'è uno verticale, uno orizzontale e uno in diagonale, che di solito si fa esattamente in diagonale a 45 gradi che divide i quadrati. Se uno vuol disegnare per esempio un parallelepipedo, comincia col fare un rettangolo nel piano orizzontale. Il piano orizzontale è dato dalla retta orizzontale e dalla retta che va in profondità. E quindi per fare un rettangolo puoi fare il segmento del rettangolo orizzontale parallelo a questo, il segmento in profondità parallelo alla profondità, che è parallelo a questo, l'altro segmento della stessa lunghezza, sempre parallelo all'asse orizzontale, e l'ultimo segmento. E poi andate su con quelli verticali, tutti della stessa lunghezza, quanto deve essere. Per esempio facciamo 6 quadretti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Stessa cosa per gli altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua sopra vi ritrovate il vostro rettangolo. Ok? E questo e anche gli altri dovrebbero essere tratteggiati. Quindi il concetto di assonometria, quello che voglio chiarire, è che ci stanno degli assi e le rette che uno traccia, orizzontali devono essere parallele all'asse orizzontale, verticali devono essere parallele all'asse verticale e oblique devono essere parallele all'asse obliquo. Bene, chiaro fino a qua? Semplice. Ora con i solidi, lo faremo anche poi con SketchUp, si possono fare tante cose. Vi faccio un semplice esempio e poi abbiamo finito il nostro esperimento di oggi, poi si spera che prenderemo la mano. L'esperimento di oggi è questo. Forse guardo troppo la lavagna, dovrei guardare più la telecamera. È la prima volta. L'esperimento di oggi è questo. Uno gli assi li può mettere anche, per esempio, così. E allora per fare un parallelepipedo che sta così, devo fare... Sì. Devo stare parallelo a questi. Funziona? Yes. E quelli verticali saranno così. Ok? Verticali paralleli al verticale, gli altri paralleli a questi qua. E poi sopra questo ce ne farei un altro. Lo metto qua, ci metto un altro parallelepipedo qui sopra. Ok? E poi magari uno poi un po' unire qui così, qui così, qui così, e fa una macchinina un po' banale, però tanto per cominciare a capire che più o meno i solidi stanno ovunque. Va bene? Ok, con questo abbiamo finito almeno l'esperimento e poi andiamo avanti in classe.